moto, approfondimenti, inchieste, curiosità, personaggi. Insieme alla redazione di Gazzetta Motori scopriremo e analizzeremo il mondo delle quattro e delle due ruote. Lamborghini Urus SE, Audi RS e-tron GT Performance, Ducati Panigale V4S e le novità Honda Marine esposte al Salone di Genova. Prima però analizziamo la F80, la nuova supercar di Ferrari. La Ferrari F80 non è soltanto l'ultima supercar nata a Maranello, ma rappresenta la prova concreta che i sogni, per pochi eletti, possono davvero prendere forma. Prodotta in soli 799 esemplari, che ovviamente sono già andati a ruba, nonostante i 3,6 milioni di euro necessari per acquistarla, la F80 raccoglie l'eredità di capolavori come la 288 GTO, la F40, la F50, la Enzo e l'Ala Ferrari. La produzione partirà nel 2025 e si concluderà nel 2027, giusto in tempo per festeggiare gli 80 anni della Ferrari, da cui la vettura prende il nome. Definirla potente è come chiamare l'Everest una collina. Il suo cuore pulsante è una power unit ibrida, nata intorno a un V6 da capogiro, capace di sprigionare 900 cavalli che diventano ben 1200, sommando anche le potenze dei tre motori elettrici. È come se Ferrari avesse preso tutta l'esperienza accumulata in Formula 1 e a Le Mans e l'avesse infilata sotto il cofano. E non solo, questo gioiello tecnologico riesce a gestire l'energia come se fosse un vero prestigiatore, grazie a un sistema ibrido progettato e sviluppato nel nuovo e-building di Maranello. Parliamo di aerodinamica. 1050 kg di carico verticale a 250 km orari, che incollano la vettura alla strada come un francobollo su una lettera d'amore. Internamente c'è posto per un ospite, ma l'esperienza è da monoposto da corsa, con pulsanti fisici e un volante che sembra dire aggrappati forte. Anche il design non delude. Linee muscolose, porte con apertura a farfalla e un tocco di aggressività rendono la F80 più simile a un'astronave che a un'auto. E se pensavate che fosse solo bella, scoprirete che ogni dettaglio ha una funzione precisa, perfino gli sfoghi d'aria, che sembrano presi dal set di un film di fantascienza. L'ennesimo miracolo italiano. La Urus SE non è solo un SUV, è un toro scatenato che indossa una camicia stirata e muggisce quando è in coda al semaforo. Il design è stato cambiato anche per migliorare l'aerodinamica, mantenendo l'inconfondibile stile Lamborghini, esaltato dai nuovi fari Matrix LED e dal cofano muscoloso. Internamente il lusso si fonde con la sportività. Finiture di pregio, cuciture a contrasto, 3 display digitali e modalità di guida personalizzabili. In città, fluidità e silenziosità, grazie al motore elettrico abbinato a una batteria da 25,7 kWh, che assicura fino a 60 km di autonomia in modalità full electric. Per scatenare il lato più selvaggio, basta selezionare la modalità sport, con la quale guidare di traverso diventa un gioco da ragazzi, merito del motore V8 biturbo, delle quattro ruote motrici, ma soprattutto dell'inedito differenziale centrale elettromeccanico, che riesce a trasferire gran parte della trazione al retrotreno. 800 cavalli, 950 newton per metro, 2.505 kg, che come per magia sembrano scomparire quando si danza sulla sabbia. Nonostante il peso, la Urus SE accelera da 0 a 100 km orari in soli 3,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 312 km orari. E le emissioni di CO2 ridotte dell'80% grazie all'ibridazione. Con cerchi da 22 pollici, migliori rispetto ai 23 pollici, la guida è appagante, come il comfort, enfatizzato dalle molle ad aria e dagli ammortizzatori semiattivi, adatti a ogni terreno. Se cercate un'auto che possa farvi sorridere in città, farvi giocare in pista e volare sopra la sabbia, tutto senza perdere un filo di classe, beh, l'avete trovata. A
lancia una nuova bomba a quattro ruote. E no, non stiamo parlando di un'auto comune. La RS e-tron GT Performance è nata per far impallidire le supercar tradizionali. 925 cavalli, 1027 newton per metro e uno 0-100 km orari coperto in soli 2,5 secondi. Con questi numeri, persino il tempo si mette in fila ad aspettarla. E il design? Bassa, lunga e larga. Sembra un felino pronto ad attaccare. Solo su questa versione, dettagli in carbonio camouflage e cerchi con finitura dark per dare un ulteriore tocco di sportività. Internamente, un digital cockpit abbinato a due display e a una cura di particolari a dir poco maniacale. Non solo prestazioni, è migliorata anche l'autonomia, grazie a una nuova batteria da 97 kWh che si ricarica dal 10 all'80% in soli 18 minuti. La velocità massima è limitata a 250 km orari, anche se questa belva potrebbe andare molto oltre senza accusare problemi di freni. Impianto carboceramico con dischi da 420 mm e pinze a 10 pistoni, una frenata da paura. Letteralmente. Pesa 2320 kg, ma quando corre non sembra in sovrappeso. La dinamica di guida è da applausi, grazie alle sospensioni attive e a un baricentro così basso che sfiora il pavimento. La tenuta in curva è sorprendente e nel misto stretto le quattro ruote sterzanti incrementano notevolmente l'agilità. Chi è stanco delle vibrazioni, dei cambi manuali e anche di quelli automatici? In questa e-tron troverà l'uovo di Colombo. Certo, per viaggiare con una full electric bisogna sempre pianificare gli spostamenti, ma non dovrete farlo voi. Ci penserà un'app. Il futuro è adesso. La Panigale V2 è stata l'ultima vecchia scuola Ducati, un po' ribelle e difficile da domare. Con la V4 però Ducati ha cambiato marcia. Meno ignoranza, più fruibilità, con un pizzico di brutalità quando serve. La nuova V4 di Borgo Panigale è la dimostrazione di come si possa essere veloci senza bisogno di essere piloti professionisti. Con 216 cavalli e una coppia che fa sorridere anche i più audaci, questa belva è progettata per essere guidata da tutti, anche facendo sul serio in pista. Lo stile della parte anteriore si ispira alla mitica 916. Il resto è stato disegnato prendendo spunto da quanto fatto nelle corse, da cui deriva anche l'aerodinamica. Carene scolpite dal vento e ali fisse per garantire stabilità alle alte velocità. E poi c'è l'elettronica. Grazie al Vehicle Observer, la moto cambia le sue tarature anticipando le richieste del pilota. Inoltre, chi vorrà potrà staccare come un pro grazie a un sistema di frenata combinata sviluppato per la guida in pista. Il cruscotto arriva direttamente dalla MotoGP, con tanto di dati su potenza, coppie e pieghe. E ancora sospensioni semiattive e un telaio che più leggero non si può. Una moto che, oltre ad essere potente, è anche pronta a sorprendere, senza perdere mai il controllo. Al Salone Nautico di Genova, l'eleganza incontra l'avventura, regalando agli amanti del mare un'esperienza indimenticabile. Non solo barche, ma un vero e proprio viaggio nel lifestyle esclusivo, dove design e tecnologia si fondono per creare opere d'arte galleggianti. In questo contesto, l'anno scorso Honda Marine ha presentato il BF350, un motore V8 da 5.000 cm3, in grado di erogare 350 cavalli. Un propulsore apprezzato e premiato. Il BF350 ha vinto il Design Innovation Award, un premio vinto per innovazione tecnologica applicata al motore fuoribordo, che ci consente di avere motore con basse vibrazioni e soprattutto bassa rumorosità per incrementare il comfort a bordo. Da sempre il bilanciamento tra le prestazioni, la fruibilità e l'autonomia è un importante parametro progetto.
ha tutta la tecnologia Honda applicata al motore fuoribordo, quindi fasatura variabile dei valvoli di aspirazione per avere le massime prestazioni, insieme al Blast, quindi la modalità automatica della centralina che ci consente di avere rapide accelerazioni e tempi di planata molto ridotti, ma nel contempo anche la modalità EcoMo, una modalità automatica della centralina che a velocità di crociera va a smagrire molto la carburazione a tutto vantaggio delle emissioni inquinanti ma soprattutto dei consumi del motore. Novità anche a livello di collaborazioni. Con Ultraflex e Vetus è stato sviluppato un sistema che permette di gestire motore, timoneria ed elica di prua tramite un unico joystick. La manovra più complessa su imbarcazioni singola motorizzazione è l'accostata, quindi la traslazione laterale, perché bisognerebbe agire su tre componenti in simultanea, che sono la manetta del motore, il timone e l'elica di prua. Questo sistema invece ci consente in maniera molto semplice ed intuitiva quello di effettuare una traslazione laterale. Dal 1 aprile 2024 la divisione marina è diventata indipendente, cambiando approccio. Abbiamo nuovi progetti, non solo sviluppo di motori a combustione interna, ma andiamo a sviluppare anche nuovi prodotti avanzati tecnologicamente come i prodotti a batteria, con due piattaforme diverse, una con batteria integrata e un'altra invece con batteria separata. Questa della batteria separata addirittura ha un plus innovativo, quello di utilizzare la stessa batteria anche nel campo scooter elettrici Honda. Infine guardiamo anche al futuro. Con la nuova tecnologia dell'e-fuel cell a idrogeno, al momento stiamo studiando questa applicazione per applicazione navale, ma il tutto chiaramente si prefigge lo scopo di vedere anche l'applicazione futura nel campo motori fuoribordo. L'obiettivo di Honda Marine è ambizioso: diventare leader mondiale dei motori fuoribordo nei prossimi 5 anni. Come? Beh, è facile. Sfruttando le tecnologie che hanno già fatto sfrecciare auto, moto e persino scooter.